Le Alpi. Una barriera di roccia e di ghiaccio di 1200 chilometri. Nata 120 milioni di anni fa, questa catena presenta cime di oltre 4000 metri. Si dice che i ghiacciai vi regnassero ancor prima che si innalzasse la montagna. La natura permetteva allora agli uccelli di sorvolarla. Da ogni parte, l'orizzonte si scontra con queste muraglie ghiacciate spazzate dai venti. Qui la preda teme il predatore tanto quanto in pianura, ma entrambi devono prima di tutto essere in grado di trovare delle strategie per sopravvivere all'inverno. L'aquila reale. Un uccello capace di compiere voli acrobatici tra le tempeste e picchiate a 200 km all'ora. Questo temibile cacciatore dell'aria deve condividere il territorio con un altro rapace, con un'apertura alare di quasi 3 metri, un avvoltoio spaccaossa, il gippetto. Questo film, realizzato in 7 anni, esclusivamente con animali liberi e selvatici, racconta la vita dei padroni del cielo. Vi piacciono i film dell'orrore? Avete presente? Quelli pieni di creature aliene e demoni pronti a divorarvi. Di predatori voraci che si preparano a uccidere. Di mostri ripugnanti e terribili orchi corazzati. Quando appaiono lame affilate come quelle di un rasoio, siete curiosi di scoprire che cosa accadrà? Volete vedere sangue? E cadaveri che fluttuano nello spazio. Allora, questa è proprio la storia che fa per voi. Preparatevi a un viaggio raccapricciante attraverso il prato dell'orrore.